Buongiorno a tutti, ringrazio Gianluca per la presentazione. Io sono un agronomo che da circa 20 anni si occupa di verde ornamentale, un verde urbano, come è più corretto dire, con un particolare riferimento al verde naturale. Per me è stato, mi ricollego a quanto detto da Gianluca, motivo di grande soddisfazione aver partecipato a questo progetto in cui, diciamo in maniera quasi molto provocatoria, siamo riusciti a portare fisicamente le piante all'interno di questo contesto motoristico, di fatto prolungando quello che sull'autostrada aveva già anticipato con la grande fotografia accurata, dove incredibilmente più che una strada ha portato degli alberi fotografici. Noi siamo riusciti a dare in qualche modo una fisicità a questa immagine. Devo dire che, anche ripetendomi, voglio rimarcare quello che questa differenza solo apparente tra questi mondi, il mondo motoristico e il mondo vegetale. Questa dicotomia fino a pochi anni fa era molto evidente, molto palpabile. Oggi invece è stata, diciamo, pressoché annullata. Il verde, che di per sé è quello che è indicato come mondo del verde, di fatto è sinonimo di un articolato comparto professionale che oggigiorno è individuato come un elemento imprescindibile, un elemento cardine per lo sviluppo di tutto il futuro. La mobilità è una delle tematiche ormai globali, di fatto planetarie, che coinvolge tutta una serie di elementi, universi, istanti, in realtà si intersecano e si integrano quasi perfettamente. L'agricoltura, che appare così lontano, dal punto di vista agronomico è strettamente collegata, quindi collega a quanto ho sentito finora, anche da rappresentante di Anfio. Se noi pensiamo allo sviluppo, anche quando non so se ne vengono degli esempi, di tutti quelli che sono i carburanti alternativi, questa lontananza si annulla. Basti pensare al biodiesel, il derivato di olio di cozza di girasole, il biogas, piuttosto che il bioetanolo. Ecco che in questo modo l'agricoltura entra a pie pari in quelli che sono queste tematiche. E qui da cui di fatto non è possibile prescindere in termini di confronto. Ecco che in questo modo appare assolutamente non virtuale, ma molto concreto, affiancare quelli che sono, da una battuta, gli alberi motori con gli alberi leggerosi. Dovendo in qualche modo parlare e lanciare anche dei messaggi, ecco che la domanda: perché un albero con me? Una domanda a cui ci sono molteplici risposte, qui cercherò di darvi in qualche modo una risposta più articolata. Stiamo parlando di perché un albero conviene dal punto di vista del suo utilizzo in un ambito di stradale, autostradale, quindi comunque collegato a quelli che sono la mobilità. Di fatto un albero conviene essenzialmente perché di per sé rappresenta un valore aggiunto e non un costo. Oggigiorno, perlomeno in tante occasioni ancora che si vedono, noi vediamo riservata agli alberi, mi ripeto, al verde, un trattamento che è di fatto quello di minimizzare i costi. Questo è assolutamente sbagliato, perché l'albero di per sé, il verde, rappresenta un valore aggiunto che tanto può dare in più rispetto alle risorse in più. Questa non è un'autostrada, ma è una strada di grandissimo scorrimento e già qua, ad esempio, viene a colpo d'occhio, viene percepito l'effetto che può fare. Non c'è una simulazione, ma ci vuole poco immaginare cosa potrebbe essere la mezza di una strada senza piante. Ecco che quanto si comincia a capire quanto possa essere forte e determinante l'elemento. Relativamente alla
precedente, sono dati della Unione Tedesca degli Industri Mobilistici, l'Italia era il secondo paese al mondo per densità pro capite di auto, perché si parla di quasi 60 automezzi ogni 100 km. I due dati messi assieme fanno comprendere quanto possa essere rilevante il comparto automobilistico di conseguenza, perché quello di cui noi stiamo in qualche modo parlando. Di fatto, proprio perché c'è una, proprio quanto detto prima, questa globalità dei grandi sistemi, l'alto numero dei veicoli circolanti, tutti questi problemi suggeriscono di fatto un approccio diverso, una diversa sostenibilità dell'attuale modello, che passa attraverso anche un ripensamento della strada, dell'autostrada, comunque di quelle intese a diverso adatto scorrimento veicolare. Diciamo che tutto quello che vi dirò ora presuppone che abbiate anche ben presente quando voi in questo momento percorrete un'autostrada. Ecco, una serie di elementi, vedremo in vicino, in cui sono buoni motivi per cui può essere assolutamente utile, non dico obbligatorio, ma assolutamente indicativo e un utilizzo diverso della vegetazione. In questo caso il miglioramento della percezione del territorio attraversato. Voi capite come in una situazione come questa, di assoluta certezza, ecco che l'utilizzo della vegetazione, io non entrerò nel merito dei singoli progetti, il progetto può essere che io a fianco di un'autostrada posso progettare a seconda delle mie esigenze una fascia boscata piuttosto che un filare di piante. Quindi in realtà questo è un dettaglio, a noi interessa sapere che comunque può essere necessario, può essere utile, oltre che necessario, avere un diverso approccio con la vegetazione e l'università. In questo caso ecco che noi possiamo in qualche modo, invertendo o alterando quello che è un asse stradale, rendere in qualche modo meno piatto attraverso il territorio. L'ordine con cui vedete questa scaletta, diciamo, non ha volutamente nessuna richiesta di importanza, in quanto ha un ordine casuale. Ecco che con la peggiore comunità dell'area di sosta va da sé che un arredo vegetale di qualità, ripeto, storia di qualità, dove la qualità, cioè la filiera che nasce con il produttore, ma che si continua, diciamo che a monte nasce con un progetto, quindi con chi esegue il progetto, con chi produce il piano, con chi con un capitolato che è di fatto manutente delle indicazioni molto precise sul terreno e con le ditte che eseguono questa manutenzione. Quindi in questo senso la parola qualità viene giustificata. Invoglia una sosta nei momenti, diciamo, di attraversamento della strada. Infatti un elemento più tecnico, l'assorbimento della strada della CO2, che abbiamo già sentito parola. Di fatto questa è una situazione presa dal satellite che ci mostra una pianura padana di fatto coperta per la macchia grigia, non so se si riesce a vedere alle mie spalle, ma che diciamo non è che smolle, non sono due ma smolle. Quindi anche se, qui va chiarito immediatamente, non si vuole caricare certamente con un progetto di convertimento, sostanzialmente strade di funzioni che non le competono, cioè non è che io posso demandare al fatto che io progetti una fascia boscata ai margini dell'autostrada, la depurazione di tutta quella area della padana. Chiaro è che questo contribuisce sicuramente ad aumentare un livello qualitativo, quindi ognuno una parte molto consistente. Una tabella, al di là delle varie colonne, che serve comunque a indicare che il progettista, l'agronomo, quello che affianca il progettista,
il binomio architetto agronomo team sono le cose che meglio funzionano, se va di bene. Ognuno deve lavorare con le proprie competenze. Ecco che il tecnico del verde è capace di indicare una serie di piante idonee per diversi scopi. Se la tabella ci mostra, ci possono essere delle specificità maggiori o minori per l'assorbimento di CO2. Quindi a seconda delle mie esigenze io posso dedicare e utilizzare una pianta. Rilacciandomi a quanto dicevo ora, ecco un esempio di una esperienza fatta a Parma, nel Parco Ducale di Parma, in cui sono state valutate l'impatto di circa 5.000 piante, 4.085 per precisione, di dimensioni tra i 20 e 80 cm, nei termini di monetizzazione o trasformazione automobilistica della, in questo caso, della CO2. Ecco che il Parco Ducale di Parma è in grado di produrre nell'arco dell'anno una quantità di CO2 pari a 145 automobili. E parliamo di un semplice parco, semplice, un piccolo parco urbano. Voi capite quanto potrebbe essere impattante positivamente l'utilizzo del verde a livello di un asse viario per centinaia di chilometri. Ancora, continua l'elenco della mitigazione paesaggistica. Quindi ecco che un'opera ad alto impatto, come può essere l'autostrada, in questo caso viene in qualche modo meglio integrata, meglio assorbita, meglio conformata all'interno del paesaggio mediante l'utilizzo del verde. Ricordatevi l'immagine che voi avete visto di questa piattezza, di questo territorio segnato quasi con un pennarello dall'autostrada. Parlo di autostrade, ma possono essere comunque assi viari tra lo scorrimento. L'effetto frangimento è un effetto secondario, ma comunque non trascurabile. Dobbiamo pensare ad ampioraggio, quindi dalle Alpi alla Sicilia ci sono sicuramente, come ci sono parchi eolici, perché ci sono delle situazioni di vento molto forte, ecco che in questo caso il vento potrebbe essere un elemento di disturbo per l'idrico. L'armonizzazione con il territorio locale, ecco che in questo modo io, diciamo, quando ho preparato questo, ho, come dire, pensato alle controindicazioni che una eccessiva standardizzazione possono avere. Si pensi ai caselli autostradali. I caselli autostradali altro non sono che un modulo ripetuto per tutta Italia. Questo modo, è un verde, potrebbe essere un modo per dissimulare o per inserire in maniera più efficace un'opera architettonica. L'intercettazione delle polveri. Le polveri che possono essere date dal particolato fabbricato PM10 o proprio il semplice pulviscolo atmosferico più grosso. Ecco che ancora vediamo come l'utilizzo di determinate specie, generi, piuttosto che altri, siano in grado, a seconda di quello che io voglio, avere un'intercettazione maggiore o minore di quello che è il disponibile. Queste sono informazioni, come dire, che vanno comunque mescolate tra loro, unite, fuse. Ovviamente la situazione migliore la vedo in prospettiva pensando a una fascia boscata, quindi a un tratto di terreno di vegetazione mista. Poi vedremo anche quante altre cose possono essere fatte, quindi non si pensi a un filare monospecifico lungo un centinaio di chilometri, sarebbe una follia, un errore dal punto di vista tecnico. Ancora, l'utilizzo della vegetazione, qualora fossero necessarie per motivi
a noi è anche strano, dei movimenti terra, perché comunque è necessario costruire o avere degli innalzamenti, ecco che io posso sfruttare questi innalzamenti di terra con dei rinvertimenti per cercare di costruire, di avere dei canottieri visivi che siano in grado di farmi percepire il territorio in modo diverso. Quindi in questo modo anche, passatemi il termine, allietare o comunque rendere maggiormente, rendere meno monotono il viaggio. Non è un effetto secondario di cui tenere presente, perché non utilizzare anche questo elemento in fase progettuale? Il banalissimo, che poi così banale non è, consentimento dei pendii. In questo caso non è tanto rivolto alle specie arboree, si pensa più alle specie arbustive, ma anche alle specie erbacee. Sono stati fatti degli ottimi esempi di consolidamento di sponde già predisposte alla frana, al movimento della terra, con vetiver, specie erbacea che ha caratteristica di uno sviluppo radicale di metri. Ho visto delle parti di terra di Italia, delle prove in cui su dei terreni di scarto assolutamente senza struttura, completamente plastici, ricchi di argilla, inadatti a qualunque, alla vita di qualunque vegetale, con dei mix che non contenevano vetiver, ma che comunque in realtà si riconducevano a quello, stabilizzare completamente il pendio. Assolutamente. Ma su delle tendenze anche ben oltre il 45%. Bene. Ancora la vegetazione utilizzata, magari a livello cromatico, per favorire la percezione di non di ostacoli ma di punti critici. In questo caso ponti, gallerie. Ecco che io posso, con una progettazione e l'utilizzo di specie di idonee, preparare in qualche modo, in modo forse anche subliminale, il guidatore rispetto all'attraversamento di gallerie. Nuovamente questo sarebbe un effetto indotto, non perché noi vogliamo dare rifugio agli animali o alla fauna lungo le strade, però questo è assolutamente un elemento da non sottovalutare, che la creazione di cose, di sistemi di questo tipo, perché i sistemi di tratto, sia in grado di dare riparo alla fauna e creare corridoi ecologici che permettono la biodiversità. La riduzione dell'inquinamento acustico fa sorridere, ma leggevo tempo fa che uno dei migliori materiali, dico che collettato fa assorbente, è il mais. Piantare il mais, per la forma della foglia che ha, per la rugosità della foglia, è in grado di spezzare in maniera estremamente efficace l'onda sonora. Chiaro che il mais ha una stagionalità, in questo caso non può essere utilizzato a questi fini, però ecco che, ripeto, uno studio accurato può dare un risultato estremamente interessante, anche sotto il profilo economico. Le barriere con assorbimento, che peraltro sono esposte nel parere un po' più avanti, anche nello stand che mi ha detto un po' più avanti, io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, non so cosa costino, però sono un momento in termini assoluti che costano molto di più di quello, perché abbiano una manutenzione molto più elevata di quello che può avere un impianto vegetale mirato a questa cosa. Il mesoclima. Il mesoclima inteso come ciò che non è né micro né macro, quindi un clima localizzato ma comunque esteso. Si pensi al fatto di dare delle condizioni di, ripeto, questa fascia boscata che al guidatore è in grado di dare più che ombra, comunque un refrigerio, di assorbire quello che è il riverbero determinato dall'asfalto. Ecco che dei dati
c'è la possibilità di calcolare anche con precisione quelle che sono le variazioni di temperatura in termini di vegetazione, perché ciclo dell'acqua e quant'altro. Comunque l'albero nelle città, anche in forma isolata, ma viene utilizzato per eliminare l'uso di calore. Niente impedisce che l'uso massivo di vegetazione lungo le costate possa determinare un beneficio anche produttivo. La si pensa sempre come catena: se ho meno caldo, probabilmente posso avere anche, se sono anche intelligente, posso anche decidere di utilizzare meno il condizionatore. Se uso meno il condizionatore, prodotto meno CO2, quindi si può innescare un circuito virtuoso dagli effetti sperati. Ecco una, dicevo prima, una fascia toscana, una cosa assolutamente strana e per così dire inaspettata. Produzione di biomasse, perché no? Io posso, con un impianto ben costruito, avere anche un reddito, perché produco qualcosa. Sembra strano, ma anche il gestore o chi gestisce, per quanto ci sono state delle mante del verde, si pensi comunque che la maggiore assorbimento di CO2 si ha nelle piante, con le piante che hanno un accrescimento rapido, quindi piante con un metabolismo accelerato, piante che crescono in fretta. Ecco che un utilizzo di piante, un impianto misto che abbia una crescita veloce e che abbia anche un ricambio frequente nel tempo, mi può dare un reddito. Ogni 10 anni un tempo entro, macino tutto o la parte di impianto destinata a questo, e questo poi cresce, e ricrescendo mi solleverà, mi abbasserà la CO2 e nel tempo mi darà. Ancora, l'autostrada, la strada è per antonomasia una delle opere considerate invasive. Non mi riferisco alla TAV, di questo tipo, dove ecco che di per sé, se tutti quanti siamo felici di percorrere una strada e andare velocemente da Milano a Roma, non siamo altrettanto contenti se sappiamo che questa opera ci passa sotto casa. Il verde può servire per rendere queste cose più accettabili, questi manufatti. Un dato che ho trovato fresco, la città di Montréal possiede oltre 1.200.000 alberi pubblici. Di questi alberi, 233.000 sono alberi privati. È stato calcolato, questo è dato come dato, diciamo, semplificato, che ogni albero possa valere $1.000. Capite con semplice operazione come in termini di verde la città di Montréal abbia oltre 1 miliardo di valore. La città di Montréal spende $16 ad anno, che, ve lo dico da tecnico attento al sistema, non sono poco, ma è anche vero che riceve un beneficio enormemente maggiore, pari a $58. L'ultimo dato, un albero maturo, queste sono stime medie ovviamente, può valere dai 10 ai 20 mila dollari. Voi capite che comunque il verde può essere assolutamente monetizzato, perché di per sé ha un valore. Per il solo fatto di essere verde. Questo non so se si vede, ma questo un po' riassume un concetto che la pianificazione di un contesto antropizzato, qual è un'autostrada, passa primariamente in una prima fase di valutazione e di inventario del territorio e delle tematiche progettuali ad esse collegate. Queste informazioni vengono poi inserite in un sistema
cui gestione è molto, è un discorso molto semplificato, ha una sua, ha un suo percorso logico, sarà poi in grado di raggiungere gli obiettivi politici, tecnici ed economici che ci siamo previsti. Concludo. Oggi ci sono moltissimi segnali che ci indicano in maniera inequivocabile che siamo in presenza di un cambiamento radicale, sia necessario questo cambiamento radicale. Il padiglione della mobilità elettrica ce lo dice. Fino a pochi anni fa questo non era. Ce lo dicono a livello legislativo e restrizione, i vari dall'Euro 1 e la questione di Ampia, prima dell'Unione della positiva che citava l'Euro 6. Quindi dobbiamo ripensare questo modo di muoverci, di vivere e di muoverci. Per fare questo è necessario cercare delle competenze adeguate in grado di gestire questo cambiamento, quello che cerchiamo di fare da voi. In grado di dare dei criteri gestionali relativi alla interazione del binomio verde-strada. Da ultimo, ma assolutamente non ultima, forse anche prima di tutti, mi allaccio a quanto diceva prima Gian Luca, del fatto quanto sia necessario sottendere a una crescita culturale. In questo senso Cavo Verde si sta adoperando pesantemente perché questo avvenga. La presenza all'interno del mondo show, per quanto provocatoria, va esattamente in questa direzione. È necessario, da un lato, rivolgo agli studenti, essere orgogliosi di essere agrotecnici, chi sarà agronomo, perito, ma di un ruolo che forse oggi la società tende un po' a slambare. Anche un po' di ridere, ma in realtà dobbiamo essere assolutamente orgogliosi di questo ruolo, per favorire una crescita, una cultura, essere noi i primi a capire l'importanza del paesaggio. Io finito.